Il Comune di Faenza riconosce simbolicamente come italiani i bambini stranieri nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia. Approvato in Consiglio Comunale un documento proposto dai gruppi di maggioranza legato al dibattito dello Ius Soli. A sostegno del documento anche Per Faenza e Insieme per Cambiare. Si tratta di un documento puramente simbolico, di nessun valore legale, ma che comunque torna ad alimentare il dibattito legato alla cittadinanza italiana dei bambini di famiglia straniera. Con l'approvazione del Consiglio Comunale, il Comune di Faenza riformulerà il regolamento della cittadinanza onoraria per garantire una cittadinanza onoraria faentina a minori iscritti per nascita nel Comune di Faenza da genitori stranieri iscritti regolarmente all'anagrafe locale da almeno 5 anni e ai minori nati all'estero ma iscritti all'anagrafe locale entro il 12° anno di età che abbiano completato un intero ciclo scolastico di istruzione in un istituto del territorio. Un provvedimento, in sostanza, che andrebbe ad interessare oltre 1.500 minori attualmente residenti nel Faentino. Noi abbiamo voluto in prima istanza riportare l'attenzione su un tema che riteniamo fondamentale, cioè quello dello Ius Soli, Ius Cultura, Ius Scuole, Ius Soli Temperato, insomma ha preso tanti nomi ma il concetto di base non cambia, cioè riconoscere dei diritti che nella società di oggi sono consolidati e che però insomma la legge ancora di fatto non riconosce. Pensiamo che ragazzi, bambini, studenti che vivono nelle nostre scuole sono compagni e compagne dei giovani italiani, di fatto appunto siano già considerati italiani da tantissime persone, sicuramente dai bambini, i loro compagni di scuola e non solo, e che sia arrivato il momento veramente di riconoscere questa cosa anche a livello nazionale. La speranza ovviamente è che si crei un movimento che dal basso possa effettivamente convincere il Parlamento a riportare in agenda questo tema dopo che è stato affossato insomma qualche anno fa. C'è sicuramente anche un tema di consapevolezza, penso per esempio ai ragazzi che erano troppo piccoli qualche anno fa per seguire il dibattito nazionale, che poi appunto non è più stato ripreso e che quindi forse non sono appunto neanche così tanto consapevoli non avendo vissuto quella fase di dibattito nazionale. Questo può essere un modo per avvicinarli ad una cittadinanza attiva, portandoli insomma bene a conoscenza di quali potrebbero essere le potenzialità e quindi speriamo insomma ad avvicinarli veramente in primis ovviamente al Comune di Faenza e poi speriamo alla nostra nazione, insomma alla nostra alla cittadinanza italiana e che siano insomma loro in primis a farsi portavoci anche di questa cosa. Noi come Partito Democratico abbiamo fatto un percorso di ascolto il più possibile ampio con ragazzi appunto che si trovano in questa situazione e il riscontro è stato del tutto positivo. Ci è stato detto che pur essendo un gesto simbolico, insomma ovviamente questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo riconoscere, c'è comunque, si percepisce bene il senso di vicinanza e di attenzione che c'è a questo tema e che è un primo passo, ci rendiamo conto non sia sufficiente, però purtroppo insomma, a livello locale questo è quello che possiamo fare e quindi comunque c'è stata contentezza del fatto che si stia comunque riportando l'attenzione su questo tema.